Questa è la sala dialogo. Scusate, una parola sola. 10 anni che facciamo incontri con le persone che sono accanto a noi e attorno a noi. Non vogliamo fare nessuna imposizione, né altre cose. Vogliamo dialogare con la gente di problematiche di oggi. Io la chiamo questo, non so se Don Gianni sarà d'accordo con me, il sano laicismo. Cioè, le persone che a un dato momento vivono il giorno di oggi e cercano di darsi una risposta e magari sentire i testimoni di oggi che ci spiegano come rispondere, come capire il mondo di oggi. Ecco, questa è la nostra sala dialogo. La vedete attorno, adesso è un po' rimpicciolita, però per la prima volta, forse vedete tutti quei libri. Tutti quei libri lì sono di un, chiamiamolo così, pio gesuita, lettore. I gesuiti sapete che sono gente che vanno a fondo, tutti quei libri lì, e i suoi non volevano perderli. Ho chiesto alla biblioteca di Riva, non li può accettare per il fatto che siamo in periodo di pandemia. E allora li ho messi lì. Ma li ho messi lì non perché stiano lì, perché ognuno possa venire, se la prende, se lo porta a casa. Se ritorna, benissimo, perché serve ad altri. Ecco, ma gratuitamente. Sono libri di una certa, è chiaro, di un sacerdote, Bibbia, spiritualità, attualità, problematica di oggi, eccetera. No, intanto perché chi è arrivato per la prima volta vede anche questo, ecco. È un servizio che vogliamo fare a tutti. Bene, non voglio rubare tempo a Don Gianni, che ha fatto un viaggio lungo. La prima cosa che devo dire è grazie. Grazie che hai accettato di venire fin qua. E anche noi, per fortuna, possiamo cominciare alla presenza, non solo via streaming, via online. Ecco, e possiamo cominciare. E lui ha accettato anche questo, e questo è un grande dono per noi. Grazie del sforzo e anche dell'accettazione. So che l'hai fatto molto volentieri. Ho visto anche dei tuoi amici, sei conosciuto, coraggio. La seconda cosa, ecco, io che vorrei dire, e l'ho un po' accennata già prima, siamo grati anche perché Don Gianni è conosciuto. Don Gianni ha delle possibilità di comunicazione eccezionali. Don Gianni poi è un biblista. Tranquillo. Dico la verità, almeno secondo me. E perciò allora lo ringraziamo, perché anche oggi, nel mondo attuale, abbiamo bisogno di veri testimoni, di veri annunciatori e anche di coloro che ci fanno pensare e che ci aiutano a vedere un po' tutte queste cose. Cosa succede nel mondo di oggi? Chi non è preoccupato? Chi non ha tante domande? Ne abbiamo tutti. E allora ecco, grazie anche per questo, non solo della tua presenza, ma anche per la tua presenza qualificata. E ultima cosa che voglio dire, poi Barbara dirà di più, perché lo conosce, perché frequenta Don Gianni da tanto tempo. L'ultima cosa che volevo dire, ecco, credo che abbiamo bisogno di incontrarci molto oggi, di scambiarci le idee, di discutere, di parlare, di approfondire, di trovare le motivazioni. Troppa gente è sola, troppa gente si isola, ma anche
non è capace di trovare soluzioni e abbiamo difficoltà di relazione. Ecco, allora, grazie di questi incontri, della vostra presenza, e ci sarà alcune illustrazioni adesso sul il cammino di Don Gianni da parte di Barbara, poi la conferenza. Alla fine, ecco, se qualcuno ha delle domande, possiamo farle e farle con grande apertura e con grande sincerità. Grazie di tutto, allora. Beh, benvenuti a tutti innanzitutto e benvenuto a Don Gianni, che è la terza volta che lo incontriamo in sala dialogo. Doveva venire 2 anni fa, poi è scattata la pandemia, quindi abbiamo fatto 2 incontri con lui online. Tanti di voi lo conoscono, e Don Gianni è parroco di Papiano e di Schia in Casentino, è un paese vicino alla Fraternità di Romena per chi di lui la conosce, e è collaboratore di Romena, ma soprattutto con la sua parrocchia hanno questo gruppo Papiano Insieme che noi seguiamo e frequentiamo da lontano, diciamo. E è un innamorato della parola, no? È stato, diciamo, rifolgorato dalla Bibbia a 52 anni e quindi si è messo a studiarla, a studiare l'ebraico, e quindi ci apre orizzonti nuovi, direi. E quindi è bello ascoltarlo perché apre orizzonti e panorami di speranza. È un approccio diverso alla parola che ci aiuta ad approfondire la nostra fede, ad avere una fede adulta che ci accompagna, ecco, diciamo, nella nostra quotidianità. Io mi fermo qui e soprattutto, ecco, ha uno sguardo di bellezza e di speranza, e visto i tempi che stiamo vivendo, e quindi speranza e bellezza, penso che ne abbiamo tutti bisogno. Quindi io mi fermo e lascio la parola a Gianni. Grazie, Barbara, grazie. Grazie Gianfranco, e poi io sono molto contento di essere qui. Questa sala che avevo visto anch'io solo col monitor, la sala dialogo, era uno degli obiettivi. Poi finalmente ho un sacco di roba, quindi spero di non essere troppo lungo, vedo di... perché questo argomento per me, questo della speranza, non si sente bene? Allora, volevo... 2 piccolissime premesse, perché è vero, io sono stato folgorato un po' dalla Bibbia e vorrei dire questo, ecco, devo dire che la Bibbia mi ha folgorato in questo senso, io ero abbastanza certo, tranquillo, non saprei come dire, quasi, tra virgolette, sicuro per quello che è possibile nella mia fede. E devo dire, l'incontro con la Bibbia mi ha tolto tutte queste certezze che avevo, mi ha... Per dirla con una parabola di Gesù, avete presente quando dice oggi a tavola, mi pare se ne è parlato, dice se aveste fede quanto un granellino di senape potreste dire a questo gelso sradicati e vai a piantarti sulle onde del mare. Questo è un esempio che uso spesso. È vero che la prima immagine di questa parabola è la forza della fede, no? Cioè l'idea di sradicare un gelso che avete presente, una pianta enorme, è una pianta enorme di sopra, vuol dire che è enorme anche di sotto, sradicarla, come se, mi viene in mente, avete visto i film di Guerre Stellari, Yoda quando sposta l'astronave, no? Ecco, c'è una fede che sposta un gelso, è vero, è la, forse la prima immagine della parabola è questa, però ce n'è anche un'altra nascosta, che la fede è non aver bisogno di radici che stanno sulla terra, che sono sicure, salde, ma è saper stare con le proprie radici in mezzo alle onde del mare. Vuol dire sapere stare in equilibrio, nelle insicurezze. No, le onde del mare non ti danno sicurezza, specie se non hai un timone, se non puoi guidare la barca. No, le onde, le radici sulle onde del mare è saper stare nelle incertezze della vita, in mezzo a tutte le problematiche, anche senza avere un timore,
un timore, una meta, un obiettivo. Ecco, io l'ho sentita un po' così per me la Bibbia. E l'inizio, per me anche di stasera, ma vorrei dire un inizio sempre, tutti i Vangeli hanno un inizio particolare di Gesù. Mi vorrei fissare su quello di Marco. Gesù entra dopo che Giovanni è stato arrestato e dice: il tempo è compiuto. La traduzione della CEI dice: e il regno di Dio è arrivato, convertitevi e credete al Vangelo. Sapete che sulle traduzioni si discute molto, no? Cioè, insomma, poi c'è quella ufficiale della CEI che si usa in chiesa, ma questa E in greco, questo Kai, se Gianni lo saprebbe dire meglio di me, in greco non è solo E, la maggior parte delle volte è una congiunzione che unisce due frasi, ma a volte si usa questa parolaccia, ma è epesegetico, cioè vuol dire che non si traduce con una E, ma con un cioè, oppure con un due punti, e quindi le due frasi non sono congiunte, ma la seconda è la spiegazione della prima. Il tempo è compiuto, cioè è arrivato il regno di Dio, cioè è arrivato il regno di Dio. E poi prosegue: convertitevi, e di nuovo questa E che si può tradurre con due punti, cioè credete al Vangelo. Quando Marco scrive, sappiamo che probabilmente è stato il primo, no, dei Vangeli, quando usa la parola Vangelo, non intendeva quello che intendiamo noi oggi, no? Il racconto, che ne so, sulla vita di Gesù, ora non è esatto dire così, ma non intendeva. Cos'è un Vangelo? Un racconto sulla vita di Gesù. Al tempo in cui Marco usa questa parola, cosa vuol dire Vangelo? Vuol dire buona notizia, un annuncio gioioso, un annuncio di speranza, vuol dire questo. E quindi lui non intendeva convertitevi, cioè credete a questo scritto, ma intendeva credete alla buona notizia. Ma soprattutto per me la parola chiave, quella che abbiamo proprio frainteso, credo noi preti prima di tutti, è questo convertitevi, perché metanoiete, metanoeo in greco non vuol dire, che vuol dire per noi, smettete di fare i peccati. Non c'è questo significato, neanche da lontano. Ha il significato di cambiate modo di pensare. Vuol dire questo, no? Metanoeo, cambiate il pensiero, cambiate modo di pensare. Cioè, credete alla buona notizia. Ecco, secondo me, aver già frainteso questo, aver preso questo come all'inizio della Quaresima, dell'Avvento, no? Smettete di fare i peccati. E adesso vi dovete preparare alla Pasqua. E aver sciupato un po' il messaggio, perché quello che conta davvero è un nuovo modo di pensare. Io sulla speranza volevo partire proprio da questo, perché non credo che la speranza dipenda da una decisione o da una convinzione. Da dove nasce? Credo che è un moto interiore dell'animo umano, ma vorrei dire come si fa a farla nascere. Allora ho immaginato questo percorso, che trovo comunque molto interessante. Cosa succede nell'uomo? Oggi gli studi ci dicono che quando un essere umano viene al mondo, uomo o donna ovviamente, maschio o femmina, il suo cervello non è completamente compiuto, è informazione. E quindi la sua personalità è informazione. E ogni evento, ogni incontro, ogni volto che incontrerà nella sua vita determinerà quello che lui dirà io quando penserà a se stesso e anche al suo modo di pensare. Non è quindi, no, non si nasce con opinioni, no, con una mentalità, ma ci si forma man mano nella vita attraverso, anche la maggior parte delle volte, attraverso realtà che noi non è che riusciamo a fissare. E mentre attraversiamo queste varie fasi della vita, in fondo, ci si accorge che tutto quello che noi incontriamo, io parlerò soprattutto delle storie poi, ma ogni volto, ogni incontro, incide, lascia un segno dentro di noi, ci lascia un segno, un marchio. Questo segno non si cancella mai, cioè altri segni che arrivano si aggiungono,
si aggiungono, ma non si cancella mai nulla dai nostri ricordi, non si cancella mai. Allora, io credo che tra l'altro la cosa più importante, insomma, questo ce lo dicono dappertutto, no? Che i primi anni della vita sono i più importanti, no? Addirittura ora contano tantissimo anche quei 9 mesi che si sta dentro la madre, vengono contati. Ho sentito a un convegno di medici dire che non si deve contare l'età dal giorno della nascita, ma bisogna imparare a contare quei 9 mesi, perché forse quei 9 mesi sono più determinanti di tanti altri mesi, insomma, della vita, perciò sono molto importanti. E allora che cosa succede? Ecco, noi certe storie ci toccano e si imprimono dentro di noi in un modo profondo, anche al di là della nostra percezione. E ci sono delle storie la cui lettura, secondo me, ma insomma secondo me anche secondo tantissimi autori, è distorta, ci hanno portato a una mentalità, diciamo pericolosa, non voglio dire, insomma, pericolosa, da stare attenti. Qual è la storia a cui mi riferisco, soprattutto nel nostro mondo? È la storia che è narrata nella Genesi, soprattutto nei primi 11 capitoli. Allora, prendiamo il primo capitolo, la creazione del mondo. Che cosa ci ha lasciato, al di là del fatto che questo racconto si è sedimentato dentro di noi? Sia che ci crediamo che non ci crediamo, se l'abbiamo conosciuto come tutte le storie, come tutti i racconti, si è sedimentato. Che cosa ci ha lasciato? Una lettura, vorrei dire, un po' superficiale di questo racconto. Che Dio crea all'inizio un mondo perfetto, un mondo dove tutto è al suo posto, dove non ci sono errori, confusioni, dove non ci sono commistioni, no? Vi ricordate? Ogni animale ciascuno secondo la sua razza, ogni albero ciascuno secondo la sua razza, l'erba, ogni frutto, ognuno, cioè tutto perfetto. La cosa più incredibile che ho sentito da un professore a scuola, ed è una cosa che io tuttora, quando ogni tanto ci penso, cerco e mi accorgo che è proprio così, è che il racconto della prima creazione non contiene al suo interno, pensate, neanche una forma negativa, un non, un giammai, neanche, neppure. No, non esiste all'interno di quel racconto una parola negativa, perché è un modo, anche questo, anche se non ne abbiamo sempre coscienza, di dire che è un mondo perfetto, è un mondo dove è escluso il male. Non esiste il male. Non esiste la morte, non esiste nulla, quindi un mondo idilliaco. E pensate, io ho guardato, voi mettetevelo in testa, no? E guardate quando leggete un articolo oppure la pagina di un libro, anche di un romanzo, non esiste una pagina senza una forma negativa, non ci si fa parte del nostro modo di parlare. Quindi lì è stata una costruzione, quel primo racconto, quello che Dio disse, sia la luce fu. Anche quando si parla delle tenebre, ma non si capisce, non sono un'immagine negativa, no? Fu sera e fu mattino, tutto in positivo. Quest'idea ci ha dato che all'inizio la creazione è una creazione perfetta, ma non c'è solo quest'idea, questa immagine, c'è anche l'immagine di un Dio che è un Signore unico, potentissimo, onnipotente, totale. Nel primo racconto Dio non ha relazioni con gli umani, li crea maschio e femmina, no? Crescete, moltiplicate. Nel secondo racconto parla con Adamo, poi parla con Eva, maledice, insomma. Ma nel primo racconto Dio è un Signore onnipotente, è inavvicinabile, è un Signore assoluto. E questo Signore assoluto, l'unica cosa, e questo ci resta, l'unica cosa con cui ti puoi relazionare è l'obbedienza, la sottomissione. È talmente potente, è talmente Dio, è talmente Signore, è talmente assoluto che l'unica relazione che puoi avere con Lui è quella dell'essere creatura nelle mani del Creatore, quindi obbediente, sottomessa. Queste cose non ci sono scritte,
ma ci rimangono dentro in qualche modo e ci danno l'avvio a quello che poi è il secondo racconto, no? Però prima di entrare nel secondo racconto, quello che racconta il cosiddetto terribile peccato originale, vorrei dire, pensiamo un po' a queste due immagini. Il mondo, oggi noi abbiamo la scienza, è inutile pensare che la scienza non esista, no? Cioè, e se c'è una cosa che sappiamo con certezza è che questo mondo idilliaco di cui parlava Rousseau, no? L'epoca dell'oro, non è mai esistito. Cioè, il mondo epoca d'oro, il mondo perfetto, vorrei dire, a me piace dire il mondo senza zanzare, non è mai esistito, anzi, gli inizi del mondo erano un caos terribile. Pensate anche qua su, stamani siamo passati, si diceva quando c'erano qui le acque, gli oceani, quando si sono formate queste montagne, chissà i terremoti, i fulmini, chissà che roba. Il mondo perfetto di Genesi 1 è un'invenzione di fantasia, non è mai esistito. Ma anche questa signoria di Dio, beh, dobbiamo stare attenti su questo, perché è vero che nella Bibbia compare tante volte, ma se si prende un po' lo sviluppo di tutta la Bibbia, ora qui mi riferisco a uno studio di Eric Fromm, che ha pubblicato con un libro che si intitola Voi sarete dei, è un libro della casa editrice Ubaldini, è un libro credo tra i più belli che io ho mai letto, quindi lo suggerisco sempre questo, dove fa vedere che in realtà c'è una progressione nella Bibbia, e se poi si conta anche, soprattutto diventa importante valutare anche la tradizione che nasce dalla Bibbia. Per cui Dio a un certo punto si vuole imporre all'uomo come il Signore assoluto a cui si deve un'obbedienza totale, perché l'uomo cessi tutte le dipendenze da tutti gli altri uomini e da qualunque altra realtà, gli idoli. E a un certo punto, una volta che si è affermata questa signoria assoluta di Dio, Dio si ritrae, scompare, cioè non esercita il dominio. Non so come dire, è come se Dio dicesse, non so come fare a liberare quest'uomo e questa donna dai vincoli di sudditanza che incontra nella vita, dagli altri uomini, ma anche dalla paura, dall'ansia, dalla morte, da qualunque cosa, non so come fare. Allora sai che faccio? Gli dico, devi obbedire solo a me. E quando tu obbedisci a me io mi tolgo e ti lascio libero. E fa vedere, questo Fromm dice soprattutto nella tradizione successiva alla Bibbia, che si sviluppa dopo che in realtà Dio non cerca un essere sottomesso né obbediente, ma un amico con cui parlare. E perciò saltano, nel percorso della Bibbia salta quel rapporto che è fatto da Signore e dipendente, creatore e creatura, si mira a un discorso differente. Ed è vero, cioè, viene raccontata nella tradizione ebraica, questo, insomma, ci sono tanti racconti in cui in pratica queste storielle, ovviamente, no, che quelle avvenute nei secoli prima dell'evento di Gesù Cristo sono entrate a far parte della Bibbia, le altre sono entrate nel Talmud, nella Mishnah, in tanti altri testi ebraici, ma sono molto belle. In questi testi ci si accorge che Dio discute con l'uomo. Ci sono anche all'interno della Bibbia dei pezzi, delle pagine in cui si nota che Dio non si arrabbia se qualcuno discute con lui. Io credo una delle pagine più belle della Bibbia, più che quella di Abramo al capitolo 18, no? Quando Abramo cerca di salvare gli abitanti di Sodoma, no? Ah, ma se ci fossero 50, 45, 40, poi si ferma a 10. Ma io trovo una delle pagine più incredibili della Bibbia, quelle che mi hanno tolto tante false sicurezze, è quando nel libro dell'Esodo Mosè è salito sul monte per le tavole, giù hanno fatto il vitello d'oro, e allora Dio si arrabbia tantissimo e dice a Mosè: guarda laggiù il tuo popolo, quello che tu hai fatto uscire dall'Egitto, guarda cosa hanno fatto, sai, ora li distruggo tutti e con te rifarò un popolo nuovo. E Mosè, ma cosa dici? Tu hai promesso
ad Abramo, alla sua discendenza, fedeltà eterna. Tu hai promesso di essere fedele anche se loro non saranno fedeli. Poi, cosa diranno? Li hai fatti liberare dall'Egitto per farli morire nel deserto. Cioè, tu hai promesso. Pensate, no, Mosè che dice a Dio che sta venendo meno a una promessa che ha fatto. Che coraggio, no? Cioè, noi con i nostri vescovi non ci sa questo coraggio, no? Sì, siamo più obbedienti. Ma Mosè con Dio gli dice, ma cosa stai dicendo? Per usare un linguaggio un po' forse più toscano, ma sei di fuori, cioè, fermati. Fermati, guarda, questo è il tuo popolo, non è il mio. Tu l'hai fatto uscire dall'Egitto. Ed è molto bello. Quindi questa immagine del Dio assoluto, dominatore, del creatore, la sua creatura, è un'immagine che ci siamo fatti, ma che non appartiene al percorso biblico, dove invece compare un Dio che cerca alleanza con l'uomo, che cerca un amico. E un amico, tutte le immagini, no? Ci sono tantissime immagini di Dio nella Bibbia, ma pensate quando si usano le immagini, non so, con i profeti, con Osea, io voglio essere il tuo uomo, non il tuo padrone. Le immagini sponsali, no? Cos'è quello che introduce il marito moglie? Non si parla più, non si può parlare di superiorità e inferiorità, no? Non esiste. Cioè, ma anche quando si parla di amicizia, non si può parlare di uno più importante e di uno meno importante. Se il rapporto resta su due livelli, non c'è un vero rapporto. Quindi, in prospettiva, la Bibbia suggerisce non una signoria, né un mondo perfetto che non c'è mai stato, né una signoria assoluta di Dio, ma il desiderio di un dialogo, di un'amicizia. Poi arriva il capitolo, quello in cui si parla del peccato. Ecco, io lì, è uno dei punti della Bibbia che io ho più a cuore. Un po' ce l'ho a cuore perché è stato quando ho sentito una conferenza di una donna, Elena Lea Bartolini, dico questo nome perché per me è stato importante, è una di Milano, di origine ebraica ma cristiana, ma insomma questo è poco rilevante per gli studi biblici, in cui insomma diceva che nella Bibbia non c'è il peccato originale, che il peccato originale è una riflessione che ha fatto Sant'Agostino su una pagina di San Paolo, che ha, insomma, e io lì ritengo, sentitelo anche come suona in italiano, no? Che Dio dice ad Adamo, mangia di tutti gli alberi del giardino, ma se mangi dell'albero della conoscenza del bene e del male, certamente morirai. Noi abbiamo preso questo come una specie di minaccia, sulle parole del serpente, no? Le parole del serpente che ha suggerito la minaccia di Dio. Ma se ascoltate le parole, anche in italiano, ma guardate così anche in ebraico, se ascoltate le parole, posso fare un esempio banale per farmi capire, guadagno un po' di tempo, è come se io dicessi, uso sempre questo esempio qui, guarda, ti metto su questo tavolo tantissime bottiglie di aranciata, Coca-Cola, birra, whisky, grappa, vino, acqua, bevi tutto quello che vuoi. Però guarda, sta attento, qui c'è anche una bottiglia con veleno per topi. No, non bere da questa bottiglia, perché se bevi morirai, ti fa male. Ecco, il comandamento funziona così. Non è una minaccia, è un avvertimento. È come quando voi avete un figlio e gli dite, mangia un gelato, sì, due no, perché ti fa male. Se ne mangi due ti fa male, non è che la mamma lo punisce perché ne ha mangiato due, è che gli fa male. Quindi questo non è che Dio si arrabbia per una disobbedienza che non aveva previsto, ma noi abbiamo letto questa storia come se quell'azione dell'uomo, che forse questa è una lettura degli uomini che hanno messo questi racconti, abbiamo preso questa lettura come se fosse una rivelazione divina. Dio ha creato un mondo perfetto. È il Signore assoluto che si aspetta l'obbedienza assoluta. L'uomo è incapace di questo, rompe questo mondo, lo spacca,
fa entrare la morte, il dolore, la sofferenza, la fatica, l'odio, l'inimicizia, e per questo viene punito. Ecco, questa lettura della Genesi si è radicata dentro di noi, ma non è proprio la migliore delle letture. Più che pensare di proporvi dei pensieri miei, volevo far sentire, no, altre possibilità, altre letture. Come al solito mi metto tutte le citazioni, ma poi me le perdo sempre, non ci capisco più. E dire, l'ho anche ricontrollato 2 o 3 volte, ma insomma. Vabbè, la lettura normalmente che abbiamo in testa, pensate se non è un po' così che lo si pensa, no? Il Dio sovrano crea l'uomo e fa tutto per la sua felicità. Gli dona la vita, un giardino, degli animali, una donna. Ma tutto questo benessere dipende dal rispetto del divieto che Dio stabilisce per l'uomo. Se questi trasgredisce e tocca il frutto proibito per ottenere la conoscenza riservata a Dio, morirà, incorrendo nella punizione per la quale Dio lo ha minacciato. Ma capite che nel racconto non c'è questa storia. Nel racconto c'è un'altra storia che dice così. Era qua. C'è un'altra rappresentazione della storia della salvezza in cui Dio amore crea l'essere umano nell'ardente desiderio di vivere con lui un'autentica comunione, e non per mantenerlo a distanza e in suo potere attraverso un divieto arbitrario la cui trasgressione porta alla morte, facendo della vita null'altro che la ricompensa all'obbedienza e alla sottomissione. In pratica sta dicendo, la Bibbia non racconta una storia di una umanità peccatrice che un Dio perfetto si sfiancherebbe a salvare suo malgrado, ma è la storia di un'alleanza sempre ricominciata, lungo i secoli, di generazione in generazione. Il Signore e il suo popolo non smettono di cercare di aggiustarsi l'uno all'altro, per condividere la difficile felicità della comunione, lottando contro la logica totalizzante del serpente. In pratica dice, che mi piace tantissimo questa lettura, e a me questa sembra la lettura migliore, che Dio e l'uomo sono come due fidanzati che iniziano a conoscersi e dopo il primo momento si accorgono che è difficile far convivere le proprie differenze, che bisogna imparare ad accettare l'uno le debolezze e le fragilità dell'altro. E allora la Bibbia racconterebbe questa storia. E in Gesù Dio e l'uomo si sposano. Guardate che è una bella lettura. Questo professore André Wenen è molto famoso, insomma, è un gesuita, anche lui mi pare belga. E l'uomo biblico, ma qualunque libro, è spesso a Bose questo professore, e anche la gregoriana, io lo trovo straordinario. Ecco, io mi sono innamorato di questa lettura, capite? Perché questa idea di toglierci da questa immagine un po' della cattiva lettura, di un Dio arrabbiato con l'uomo e anche di un uomo impaurito di Dio. Vedete, poi nella Genesi ci sono veramente tante finestre che si aprono, che non si capiscono, no? L'uomo ha disobbedito, sente i passi di Dio, ricordate il racconto, e per paura si nasconde. E Dio dice, dove sei? E dice, guarda, abbiamo sentito i tuoi passi e ci siamo nascosti perché siamo nudi e proviamo vergogna. Pensate che cosa, perché? Dovevano vergognarsi che avevano disobbedito al comando, non che erano nudi. Che discorso è, no? Mica è un problema nel rapporto con Dio. Oppure sì, farsi vedere nudi da qualcuno, nudi ovviamente è un linguaggio simbolico, far vedere le nostre debolezze, le nostre fragilità, ci si sente proprio in forte imbarazzo. Ed è una cosa strana questa, la mettiamo lì
lì da parte, perché questa paura della nudità è una delle cose che distruggono dentro di noi distruggono dentro di noi la forza della speranza. E guardate che questa insistenza sull'uomo peccatore, che è molto forte, no, all'interno della Chiesa, pensate, si inizia la messa all'inizio, sei peccatore, devi chiedere pietà, no? Signore pietà. Io questa cosa avete visto ora, non so se voi anche qua su fate Kyrie eleison, come fate? Fate l'uno o l'altro. Ma a me mi è piaciuta tanto quando ho trovato un articolo in un giornale che spiegava perché hanno rimesso questo greco. Perché hanno messo questo greco? Perché Signore pietà, è proprio brutto chiedere pietà. Come si fa a chiedere pietà? Uno dice, ma guarda che pietas in latino non è la pietà. Sì, ho capito, ma noi siamo italiani e siamo di questo secolo e quando chiedi pietà a qualcuno, insomma, un po' dentro ti viene da ribollire, no? Magari io per me la posso chiedere, ma se sento un altro che chiede pietà, mi dà noia. È una cosa che mi fa ribollire, no? E in questo articolo c'è scritto perché hanno messo il greco? Perché in greco eleison, è un imperativo di questo verbo, mi pare leo mai, ma vuol dire, la traduzione sarebbe, Signore, perché è il verbo dell'amore materno, delle viscere che vibrano di una donna. E allora sarebbe, Signore, fammi sentire di essere amato. Ma siccome se si traduce, Signore, fammi sentire di essere amato, sembra di non dire che siamo più peccatori, allora diciamolo in greco. Così, non si dice più, Signore, pietà, che è brutto, ma non si dice neanche, Signore, fammi sentire di essere amato. Ma pensate che bello invece sarebbe, no? All'inizio della messa poter dire, Signore, fammi sentire di essere amato. È uguale alla comunione, no? Perché se si rimane con le formule terribili, terribili, guardate, fanno mentalità queste cose. Sapete, avete presente, nella comunicazione, cioè, tutto quello che ci passa come inosservato fa più mentalità di tutto quello che tu osservi. Il senso critico si alza dentro di noi quando qualcosa si fa cosciente, ma se non riesce a essere cosciente, penetra. Allora, se tu dici, Signore pietà, ti senti un peccatore, un miserabile, e qualcuno dice, bene, via, incontri l'amore, vabbè. E tutta la messa, arriva la comunione, non sono degno di partecipare. E allora? Cioè, è una cosa terribile. Non pensate che... Io, ad esempio, ora, io finora a Papiano ora, sembra di dire, è una piccolissima parrocchia in cima a un cucuzzo, cioè, neanche 200 abitanti, immaginatevi. Quindi in questi posti si può avere la libertà di... Cioè, io l'ho tolte tutte queste formule. Alla messa non si dicono più. Noi si dice all'inizio, Signore, facci sentire di essere amati. Ma giù in paese, a Stia, non so come fare, perché mi tocca ridire ancora, Kyrie eleison. E non so, perché ci vorrà il tempo, lo so, ma cioè, non se ne può più. Cioè, questa insistenza, sembra, non è che l'uomo, se l'uomo perde la coscienza della propria fragilità, diventa un pericolo per sé e per gli altri. Ma se l'uomo vive sommerso dai sensi di colpa, è un uomo morto prima di morire e soffre prima di morire. Qui è una di quelle cose, cioè, hanno messo 20 anni per rifare quel messale, hanno rimesso... Cioè, ci sarà pure, no? Non c'è stato solo Galileo che ci ha spiegato che il mondo è diverso, ma oggi c'è anche una psicologia, una conoscenza dell'uomo che ci dicono che certe cose hanno un effetto negativo e che perciò vanno ascoltati, no? Noi siamo sempre quelli che non si ascolta nessuno, no? Perché sarebbe una cosa da riguardare tanto. Allora, scusate questa finestra che mi porta un po' via, ma tra l'altro, che Dio abbia invece tutta un'altra visione rispetto a quella che ce la portiamo dentro, lo dico con due immagini che sono proprio bibliche, no? Il fatto che Lui non finisce la creazione.
si astiene, no? Avete presente nel primo racconto il settimo giorno, e lascia tutto nelle mani dell'uomo. Non è finito, non è compiuto. Cioè, è come se, immaginate, no? Uno fa un quadro, inizia a tracciare il quadro e poi dice a un ragazzo, finisce da te. E magari in quel quadro ci ha messo tutto quello che lui era, tutta la sua sapienza, tutta. Quindi è una cosa per lui preziosa, no? La creazione di Dio è una cosa preziosa, è la cosa più preziosa. E tu la affidi a uno di cui non ti fidi, a un miserabile, a un peccatore, a uno che non si merita nulla. No, tu la affidi a qualcuno di cui ti fidi e che hai stima e gliela lasci. Ma guardate, la stessa cosa è meravigliosa, è anche nell'ascensione. Non so se avete presente, la racconta Luca, no? Tutte e due le volte, ma mi pare negli Atti degli Apostoli, dice, erano con lui i discepoli, discutevano, Signore, questo è il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele. E tu dici, ma no, non hanno capito niente. Cioè, dopo è morto, è risorto, 40 giorni con loro, e questi ancora non hanno capito, pensano che adesso tiri fuori la bandiera e vada a sconfiggere i romani su un campo da battaglia per ridare la libertà agli ebrei. Immaginate questo, no? Questi sono quelli. E lui prende, io ho finito, ma non ha finito niente, e va via. Lascia tutto nelle mani di questi uomini e di queste donne. Purtroppo ce lo dicono poco, ma le donne erano molto importanti, sicuramente molto importanti. Lascia tutto lì. Cioè, uno dei motivi per cui gli ebrei non credono che Gesù è il Messia è che non ha realizzato, no, la visione di Isaia 11, il lupo con l'agnello, il leone con la mucca, il bambino con i serpenti. Ma chi deve realizzare questo? Ha lasciato questo nelle nostre mani. Ma se lascia questa cosa, che è la più importante, nelle nostre mani, ci dice di avere una grande fiducia in noi. Ma alla fine, secondo me, anche il Natale sempre ci dice questo, ci dice che Dio ha molta fiducia nell'uomo, non ha mai smesso. Noi non ci crediamo negli uomini, no? Non ci crediamo, per noi gli uomini. A me mi viene in mente, con alcuni di voi anche leggiamo il libro di Giobbe, no? Quando il Satana all'inizio, nel primo e secondo capitolo, arriva da Dio e Dio gli dice, ah, dove sei stato? Sono stato a fare un giro nel mondo. Cosa hai visto? Hai visto qualcosa di bello? No, c'è niente di buono. Noi pensiamo così, non c'è niente di buono. E allora dice, ma hai visto mio amico Giobbe? Almeno lui. No, ma che anche lui? Non ci si crede. Noi non ci si crede che il mondo è buono. Ora vedete, io credo che questo è una specie di, non so, di sabbia, di catena, che impedisce alla speranza di uscire fuori, di liberare la sua forza attraverso di noi. Ve la dico questa cosa, ad esempio, tramite... Io mi sono imbattuto, ve li presento stasera, poi li lascio qui, li potete guardare, alcuni libri. Questo di Bregman, Una nuova storia dell'umanità. Cioè, fa degli esempi che sono, quando li ho letti, li ho trovati sconvolgenti. Ad esempio, all'inizio dice, c'è un test, no? Dice... Un aereo è costretto a un atterraggio di emergenza e si spezza in tre. La cabina si riempie di fumo. A bordo tutti si rendono conto di una cosa. Devono allontanarsi. Che cosa succede? Sul pianeta A, cioè un modo di reagire. Le persone a bordo si domandano tra loro come stanno. Si dà la precedenza a chi ha bisogno di aiuto. Tutti sono disposti a dare la vita anche per gli estranei. Oppure nel pianeta B, la regola è ognuno per sé, si scatena il panico, tutti si spingono e si sgomitano, bambini, anziani, disabili, vengono calpestati. Su quale mondo viviamo? Il mondo A o il mondo B? Ora, se ci pensiamo, si capisce dove porta le... Ma questo fatto di pensare tutti di vivere in questo mondo B, dove non ci si aiuta, è quasi una convinzione profonda che abbiamo. Tanto che lui riporta alcuni esempi. Sentite queste idee. Io quando li ho letti, ma è possibile? Dicono così. Il Titanic, avete visto anche il film, no?
anche i disastri più famosi della storia si sono svolti sul pianeta A, cioè dove gli uomini si aiutano. Guardiamo il naufragio del Titanic. Se avete visto il film, vi siete fatti l'idea che tutti erano in preda al panico, tutti tranne il quartetto d'archi, vabbè. Invece no, non fu un pigia-pigia generale, un testimone oculare riferì che non c'era traccia di panico o di isterismi, nessuno gridava per la paura o correva avanti e indietro, forse proprio nessuno sarà un po' troppo, ma l'idea è che le persone quando sono in difficoltà si aiutano ed è una sorpresa. Il problema è che è una sorpresa. E poi porto altri esempi, sulle Torri Gemelle. Sulle Torri Gemelle migliaia di persone scesero pazientemente le scale delle Torri Gemelle, dando la precedenza ai vigili del fuoco, ai feriti, anche se sapevano di essere in pericolo di vita. È vero questo, capite? È successo veramente così. Le persone, poi nel mucchio c'è chi cammina sulla testa degli altri, ma la stragrande maggioranza delle persone ha fatto questo. Porta l'esempio di Katrina, quando è arrivato questo uragano che ha distrutto tutto, no? E i giornali erano pieni di notizie di stupri, di sparatorie, circolavano storie raccapriccianti su bande di sciacalli, su un cecchino che sparava agli elicotteri. E hanno visto che tutto questo è tutto falso, era tutto falso. Insomma, non voglio far lunga, ma quest'idea che se togliamo gli elementi base alla vita ordinaria e civile, cibo, alloggio, acqua potabile, insomma, se creiamo una situazione di rischio, in poche ore ricadremo in uno stato primordiale, una guerra di tutti contro tutti. Non so, avete sentito, adesso il gas, adesso l'elettricità, e noi ci sa subito, oddio, come si farà? Ci aiuteremo. Io ho visto, ad esempio, da noi, che da quando c'è stata tutta questa storia, noi abbiamo, mentre, non so se anche voi fate col Banco Alimentare, ma gli aiuti del Banco Alimentare che arrivano dal governo e dall'Europa hanno avuto un calo vertiginoso, ma al contempo hanno avuto una salita più che vertiginosa, gli aiuti tra di noi. Ma gli aiuti tra di noi, ad esempio, quando si fa la raccolta del latte, ci arriva in una settimana 150, ma noi siamo una realtà piccola, no? 150 litri di latte. Poi si fa quella dell'olio, dico vai, dell'olio non ce lo dà mica nessuno. Si è arrivata una barcata di olio, che costa tanto l'olio, no? Quindi non è vero, in pratica, quello che suggerisce questa lettura, nelle emergenze viene a galla il meglio delle persone. Non conosco un dato sociologico che abbia un fondamento altrettanto solido e che sia altrettanto sistematicamente ignorato. L'immagine presentata dai media è senza eccezioni il contrario di quanto succede nella realtà dopo un disastro. Cioè, guardate quanto è lungo questo libro, porta tutti gli esempi in cui si crede che gli uomini in certe situazioni rispondano malissimo e invece rispondono bene. Non so se avete presente i due esempi che io conoscevo e che mi hanno attirato la mia attenzione su questo libro, sono L'isola delle mosche, non so se era un romanzo in cui c'era un aereo che scaricava in pratica un gruppo di giovani su un'isola deserta fuori dalle rotte. E questi ragazzi dopo un po' hanno iniziato a farsi la guerra tra di loro perché non c'era cibo, non c'era niente. Ma questo è un romanzo. Poi hanno trovato che questo romanzo è stato scritto sopra una piccola storia vera. Sono andati a cercarle, non so se riesco a scrivere qui, e hanno trovato, erano un gruppo di studenti in un'isola delle Filippine, ora non so bene dove, e erano andati con la barca, si erano addormentati, si sono fermati su un'isola che erano completamente, e si sono dati una mano finché non li hanno ritrovati e gli hanno messo le foto, e si sono aiutati, capite? Cioè, la cosa terribile è che noi non ci crediamo. La cosa che poi mi ha fatto pensare di più, ed era una delle cose più tristi che io mi portavo dentro, è l'esperimento di Milgram. Non so se qualcuno sa qualcosa. E in pratica questo psicologo di Harvard, mi pare, si chiese, ma come mai è successo il nazismo?
come mai è successo che gli uomini nei campi di sterminio sono diventati capaci di dare la morte così? Cioè, proprio con una... e allora ha ricostruito un test, ora non sto a raccontarlo perché non ce la può raccontare questo test, per cui in pratica aveva dimostrato che le persone davano una scossa elettrica se uno commetteva un errore, anche quella mortale, in tantissimi casi, nella maggioranza dei casi. È stato dimostrato poi che questo psicologo è una bufala, non è vero, ma è venuto proprio fuori da... hanno proprio dimostrato che non è assolutamente vero, non è vero, quasi nessuno ha dato la scossa mortale, quasi nessuno. E noi, io invece ci avevo creduto, cioè per me l'uomo è così, è cattivo di fondo, ha questa inclinazione al male, come dice Genesi 9, no? Dopo il diluvio. Ma e questa cosa mi fa male, perché mi sorprende che l'uomo è buono? Come ho finito per credere che è cattivo? E allora io questo filone me lo so aperto, no? Perché credo che la speranza non è una convinzione, capite? Ma nasce, cioè se tu pensi che l'uomo è cattivo, che il cammino della storia è un cammino che va a male tutto, che cosa vuoi sperare? Devi puntare alla cosa che si fa oggi, no? Si punta alla sicurezza, al proprio benessere, si costruiscono i nostri recinti e si cerca di star bene dentro i nostri recinti. Non c'è alternativa, se non vediamo possibile. E allora mi sono su questa scia, avete capito che sono un po' curioso, mi sono, ora chi mi ha sentito con Giobbe queste cose le sente tante volte, mi sono trovato con questo libro, ora c'era Cospito, l'anarchico, e quindi Kropotkin, che è uno dei fondatori dell'anarchia, un russo vissuto a cavallo tra l'Otto e il Novecento, insomma, uno dopo Darwin, che ha fatto questo studio, per cui si è chiesto, no, dopo Darwin, qual è il motore dell'evoluzione? Qual è la forza, ora non vi leggo, sennò che ha mandato avanti l'evoluzione, no? Perché oggi noi lo sappiamo, noi non siamo i più forti. Molti nel mondo animale o nel mondo vegetale sono molto più forti di noi. Non siamo neanche più adattabili, anche se siamo molto adattabili. Qual è la nostra forza? Qual è la forza? C'è una forza in tutta l'evoluzione che lega tutti, animali, piante, umani, insetti. C'è una forza che lega l'evoluzione di ogni forma di vita. Questo studioso, che lui non era solo un anarchico, era anche uno studioso, un biologo, ha scoperto, lo chiama così, il mutuo appoggio. Cioè si è reso conto che sia nelle forme animali, che lui non lo dice delle forme vegetali, almeno non l'ho trovato, ma anche nelle forme vegetali e anche nella forma dell'uomo, la chiave evolutiva è il fatto che a un certo punto gli esseri si danno una mano, è il mutuo appoggio, lo chiama così, con una dizione un po' antica, insomma, no? Cioè, fino all'Ottocento. Questo libro, pensate, è stato pubblicato nel 1909, quindi pensate un po', no? E lui, ed è una cosa incredibile, perché fa una sfilza di esempi che è anche divertente leggerli. Io vado a leggere a volte dei libri a dei ragazzi fermi in carrozzina, così, e questi sono perché sono sorprese. Dice, le formiche ci sono quelle che stanno dentro formiche e caglia quelle che vanno a difendere quelle che sono andate fuori a difendere tornano, sono ferite, sono stanche, sono affamate, non ce la fanno più. Allora arrivano quelle altre formiche con le antennine, viste come le fanno, si toccano e la formica che era dentro gli tira fuori il cibo e glielo offre. E uno dice, ah, ma è una cosa istintiva. Non tutte lo fanno. E quelle che non lo fanno vengono espulse dal formicaio. Porta questi esempi i topi sono incredibili, hanno messo un topo in una gabbia di vetro e gli hanno fatto capire che se pigia una leva gli arriva il cibo.
in una gabbia di vetro accanto hanno fatto vedere a questo topo, no, che ogni volta che lui prende il cibo arriva una scossa elettrica all'altro topo, riduce di più del 50% il suo cibo. Pensate, per quale motivo? Non vede, lui fa un esempio infinito di un'infinità di animali, ora non ve li posso leggere tutti, ma gli scarafaggi, i granchi, le aquile, i nibbi, i pappagalli, le oche, le anatre. È una cosa incredibile. Cioè, tutti gli animali hanno capito questo e fa vedere come gli animali che credono più nel mutuo appoggio sono quelli che hanno sviluppato intelligenza, migliori condizioni di vita, che hanno riempito l'universo. E dopo la cosa incredibile è che si mette a studiare i selvaggi, i barbari, c'è proprio un capitolo sui selvaggi, non sui barbari, sul Medioevo, e ci fa vedere che c'è una storia differente, che non è vero che la storia è un susseguirsi di guerre, di potenti contro deboli. Non è vero questo, fa vedere che c'è stato in tutte, cioè che il motore davvero dello sviluppo è il fatto, cos'è che ci rende capaci? Non è la forza, non è l'adattabilità, è il fatto che sappiamo darci una mano, l'un l'altro, e che nei momenti difficili viene sempre fuori questa capacità che abbiamo. Guardate che è una meraviglia. E allora uno dice, com'è questo mondo? Com'è questo mondo che ci sembra sempre un po' così difficile, no? Perché da che cosa nasce allora? Da che cosa può nascere la speranza? Intanto ve la dico partendo da... Mi piace sempre quando posso partire da un brano della Bibbia. Dice, da che cosa nasce la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto, con quello che significa anche una cosa simbolica, no? Da dove nasce? Nasce dal fatto che un vecchio pastore del deserto vede qualcosa di strano e si chiede perché? Dalla curiosità. Capite? Non nasce la storia della liberazione dell'Egitto, non nasce, che ne so, da una rivelazione potente di Dio, di fronte a cui, ma nasce dal fatto che Mosè vede quel cespuglio che brucia e si chiede perché. E il Cardinal Martini, quando commenta questo brano, dice: guardate che nel deserto dove era Mosè, non è il Sahara con le dune, è il deserto quello di Giuda, cioè è il deserto anche della Giordania, è sassoso, e ogni tanto ci sono dei cespugli, ma sassoso, pieno di minerali. Quindi quando si seccano questi cespugli, il sole batte nei minerali, riflette sugli arbusti, bruciano. Quindi Mosè avrà visto questo episodio un'infinità di volte nella sua vita, un'infinità, non lo so quante volte, ma tante volte. Ma ancora vede qualcosa di strano, perché? E cerca di capire questa cosa. E si chiede come mai, si avvicina. Poi è molto bello questo brano, ma adesso non mi fermo, ci sono anche tante altre cose meravigliose su questo. Perché secondo me, come si potrebbe dire, no? Come si fa a far rinascere la speranza? Ecco, io credo che da questa capacità di vedere le meraviglie della vita e chiedersi perché. Io non starei troppo, non so, ad esempio, stamani, lo dicevo prima, mentre venivo su, ho trovato un libro, l'ho preso lì alla Feltrinelli a Firenze, e mi è piaciuto tantissimo, perché dice alcune cose che mi hanno sorpreso, no? Alcune meraviglie, ma alcune le sapevo, altre non lo so. Dice: viviamo in un'epoca di straordinario wow scientifici, una meraviglia. Dice: chi non sarebbe almeno un po' elettrizzato nello scoprire che i ragni possono volare sfruttando le cariche elettriche dell'atmosfera? Cioè, dice, si mettono nelle gambette di dietro, si alzano un po', sputano la ragnatela verso l'alto, la carica magnetica crea il vuoto, come gli aeroplani, e loro volano.
perché nel vuoto attirano e loro volano. Dice, pensate che meraviglia. Quindi quando guardate i ragni pensate a questa cosa, oppure porta tanti esempi, ad esempio un fremito di disorientamento pensando che il, questa è buffa, il 99, lui mette 99,99% del nostro corpo è costituito dal vuoto. Perché, questo l'avevo letto anche di Franz Capra, quello il Tao della scienza, perché ogni nostra cellula è fatta, no, da elettroni, elettroni e che girano intorno, ma c'è il vuoto dentro, no? Perché se, e allora dice, se noi si mettesse insieme tutti i mattoncini che sono reali, pensate, Franz Capra dice, forse ho sbagliato il nome, dice che se noi prendiamo tutto il macigno del Monte Bianco e togliamo tutto il vuoto, sta dentro una tazzina del caffè. Qui dice, non lo so se è vero, che se mettiamo tutti gli esseri umani che ci sono ora, quindi 7 miliardi, 8 miliardi, e togliamo tutto il vuoto che c'è da loro, siamo una zolletta di zucchero. Una meraviglia. Ecco, oggi che la scienza ci dice tutte queste cose, ce ne dice un'infinità, no? Una volta si diceva, ora avrei voluto un maglione rosso per dire che colore c'ho, ecco, dice, e uno dice rosso, davanti a me rosso, dice no, guarda, siccome la luce di 7 colori arriva sulla materia, 7 colori arrivano, 6 vengono assorbiti e uno viene espulso. Quindi quel golf è di tutti i colori meno il rosso, però noi vediamo il rosso. È una meraviglia. Ci dice la scienza oggi che noi voliamo, sapete che noi voliamo, perché i nostri piedi, la carica dei nostri piedi è contraria alla carica della terra, per cui non si riesce, è come due calamiti fortissime che non si riescono a far toccare, capite? Per cui noi camminiamo sopra, noi non tocchiamo la terra, noi non tocchiamo un libro, ma la carica magnetica fa sì che si imprime qui una forma e la nostra mente la legge. È una meraviglia tutto questo, ma non c'è solo questo. Ci sono i fiori, gli alberi, le montagne. Cioè, quello di cui noi oggi siamo diventati poveri, e secondo me io ho iniziato a credere a questa cosa quando ho visto che le persone tristi, le persone sfiduciate, le persone che credono solo nella sicurezza come possibilità di una vita decente, sono le persone che non sanno godere delle meraviglie della vita, che non sanno guardare un fiore, che non sanno appassionarsi a una musica, a una sinfonia, a una canzone. Sono le persone che non sanno uscire di casa, che vivono di televisione, di sport, ma non riescono più a godersi le meraviglie della vita. E allora io direi proprio questo, capite? Che cosa direi? Che la speranza non è una convinzione, non te la dai. È una cosa che ti nasce perché ti accorgi che il mondo non è come l'hai sempre letto, ma che il mondo è una meraviglia, che l'uomo non è cattivo, che il mondo è pieno di meraviglie, non è solo pieno di meraviglie, ma è così. Avete presente questo libro, è quello che mi piace meno di tutti, di quelli che vi ho portato, forse lo conoscete, insomma, ma c'ha un test all'inizio. Ora, è chiaro che in questo contesto nessuno di noi forse sbaglierebbe le risposte, ma pensate le domande, no? Attualmente, nei paesi a basso reddito di tutto il mondo, quindi pensate ai paesi poveri, quante bambine finiscono la scuola primaria? Le tre risposte sono il 20, il 40 e il 60. Io ho segnato il 20, nella mia, è il 60. È il 60. Nei paesi poveri. Dove vive la maggior parte della popolazione mondiale? Nei paesi a basso reddito, medio o paesi alto? Vive, io pensavo nel basso reddito, no? Perché si sente dire sempre così. Invece no, nel medio reddito e via, insomma, ce n'è un'infinità. Per cui, che cosa volevo dire con questo esempio? Che nell'ultimo incontro che si è fatto su Giobbe, a un certo punto Giobbe risponde a Sofar e gli dice: voi parlate della sapienza degli uomini. La sapienza degli uomini è che l'uomo non merita fiducia, che fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio. Insomma,
questa sapienza così cattiva, no? E non è così. Se noi non ci liberiamo da questa coltre, non nasce la speranza, non nasce la fiducia, il desiderio di costruire una vita migliore. Non viene fuori, non viene fuori perché siamo troppo, troppo legati. Riempirsi di bellezza, la creazione, io non c'è altro. Noi, vedete, purtroppo anche nelle nostre chiese pensiamo sempre solo a un discorso di peccato, di salvezza, di giudizio. Non ci si abitua a vedere le meraviglie del mondo. Io, un cammino che ho fatto, ora lo dico volentieri perché quei due laggiù, con gli amici sono scout e mi hanno portato con loro una volta a fare una girata in montagna, ma io dell'esperienza scout, ad esempio, ho questa cosa incredibile, no? Perché riempiono questi ragazzi di bellezze. Poi faranno quello che vogliono nella vita, non è che si può convincere uno a fare una cosa o un'altra. Ma io credo che se si può fare qualcosa di buono, anche per aprire in noi la speranza, la fiducia, è farci vedere le bellezze che circondano la nostra vita. Io sono convinto di questo. Pensate a Gesù. Guardate i gigli del campo. Guardate gli uccelli del cielo. Cioè, vorrà dire qualcosa, no? Ma in realtà noi abbiamo pensato agli uccelli del cielo. Noi abbiamo pensato ai gigli del campo. Chi di noi, dopo che ha sentito quel Vangelo, ha chiuso e è andato in un campo a guardare i gigli? Chi di noi ha chiuso, è uscito di fuori e si è messo a guardare gli uccelli, a guardare le meraviglie? Oppure, che è una cosa ancora più incredibile, no? Le meraviglie della vita. Io, ad esempio, non so nulla, qualcosa inizio a leggere ora, di come si forma la vita, di questa cellulina, queste due celluline che iniziano a raddoppiarsi, a quadruplicarsi, e poi si inizia. È una cosa incredibile. Cioè, perché tutte queste meraviglie della vita ce le tengono lontane? Cioè, io, è una cosa, se ci pensate, no? Non ha veramente senso. Cioè, si toglie tutte le bellezze e poi si spera che... Ho visto, ad esempio, da questi medici che ho iniziato a frequentare, questo è l'ultimo esempio che vi porto, che c'era una bambina di 6 anni, nata sordomuta, quindi sorda e quindi muta, che gli hanno impiantato un orecchio, come si dice, bionico, non so neanche come si dice, perché ora fanno le visite entro le 48 ore dalla nascita per vedere questa cosa, perché intervengono subito, li impiantano, di 6 anni, che cantava l'inno d'Italia. Era impossibile, capite? Un miracolo. Cioè, oggi noi viviamo un'epoca così. Cioè, non abbiamo sconfitto tutto. Le malattie ci segnano ancora nella vita, no? Ci portano alla morte, l'invecchiamento ci porta così. Ma c'è una serie di meraviglie infinite. Chi vuole leggere, non l'ho portato questo libro, io volevo buttare un po' di bellezze, capite, stasera. Cioè, sto iniziando a leggere questo libro di Daniel Lumera, La biologia della gentilezza. Lui è una scienziata americana, sempre di Harvard, una biologa, e dice che le nostre cellule hanno tutte una coda e non sapevano a che cosa serviva questa coda. Poi si sono accorti che quando si riproducono queste cellule, questa codina si riduce sempre più, più si invecchia, più si riduce, insomma, un segno di invecchiamento. E hanno visto che la gentilezza è una modalità che fa sì che questa coda ricresce, che invecchi meglio. Non è che fermi l'invecchiamento, ma invecchi meglio. E allora, vorrà dire qualcosa tutto questo? Non sono meraviglie della vita a dirci che, guarda, se invece di avere sempre la faccia turpe, che ti ferma qualcuno e su cosa vuoi, che se provi a gettare lì gentilezza, pensate che bello, no? Ti si allunga la vita, ti diventa più bella. Cioè, non è che c'è bisogno... Queste cose credo che dobbiamo riscoprire. Il mondo è pieno di queste meraviglie. È quello che non fanno gli alberi. Quello che, quando un albero perde la capacità, avete letto, sentito, Mancuso, no?
di produrre, gli manca delle sostanze, gli alberi intorno gliele danno. È una cosa incredibile, mantengono in vita questi tronchi che non hanno più nessuna possibilità perché non hanno più i rami, non hanno più le foglie, finché possono gli altri alberi mandano sostanze e restano in vita. Ed è una cosa incredibile, come si aiuta. La foresta è un organismo vivente, noi siamo ancora qui a pensarci essere isolati, quando tutto ci dice che siamo collegati gli uni agli altri. Ecco, io quello che vorrei, quando sul tema della speranza, che vorrei dire era questo qui: soffro un mondo, che una lettura della storia e della Bibbia e della religione che ci ha messo degli occhiali neri davanti agli occhi e vediamo tutto nero, quando in realtà noi non siamo esseri perfetti, ma siamo esseri meravigliosi. La natura intorno a noi non è perfetta, ma è meravigliosa. E il fatto che esiste ci dice il mutuo appoggio. Capite? Cioè, non è che ci dobbiamo convincere, è che noi non la guardiamo, è che noi ci sentiamo altro rispetto alla creazione, non ci sentiamo parte della creazione. E allora abbiamo questa visione sempre così triste, così negativa di noi, degli altri, della storia. Ecco, io spero davvero che ci rimanga, ad esempio, no, per domani, ormai ora è buio, ma che ci rimanga domani, guardate i gigli del campo, chiudere un po' il cervello e stare davanti a un fiore. Fa questa cosa, fa. Noi ci siamo abituati nelle chiese a dire che solo la preghiera fa, ma anche questa probabilmente è preghiera. Guardare le meraviglie, stupirsi. Mi pare di aver letto da qualche parte che la forma etimologica di rispetto è riguardare. Non andare via di corsa, ma riguardare. Guardate i gigli del campo e guardate gli uccelli del cielo. Grazie. Grazie della carità carica che becchi dentro tutto questo discorso che hai fatto. Grazie infinite. C'è qualcheduno che vuole, perché anche sono le 10:10, qualcheduno che vuole fare qualche domanda o accentuare qualche idea? O anche discuterle. O anche discutere, ecco. Prego. Forte se si può, oppure... No, io volevo intanto ringraziare, è stata una, veramente una lezione magistrale. Se posso essere sincero, leggendo il titolo di questa sera, ero venuto un po' prevenuto, nel senso che vedevo nel titolo un po' quell'aspetto che la speranza è... una specie di passività. Guardo il negativo che c'è e spero che le cose diventino meglio. A dire, non c'è da parte dell'individuo una voglia di vedere invece la positività e la spinta a migliorare la propria posizione. Mentre quello che è venuto fuori, che ritengo sia eccezionale, e ne vado via arricchito, ed aver colto che la speranza non è passiva, ma è estremamente attiva e bisogna sapersi guardare in giro. Sì. Grazie. Grazie. Bravo. Facciamo intervenire anche. Sì, volentieri. Se c'è prego. Forte che ti sentano, vieni qui, scusami, non capisco. Sì. Grazie Gianni, innanzitutto. Io
mi sembra di avere questo sguardo sulla vita così, però spesso viene compreso come naif, no? Si guardi la vita in questa maniera, che gli dicono tutti, ma guarda quello che sta succedendo a livello politico, ambientale, eccetera. Mi hai aperto un sacco di finestre e penso che vicino alla parola speranza, vista in questa accezione questa sera, ci deve essere la parola responsabilità, nel senso che è una speranza che ci responsabilizza. Viene in mente a Tillesum, a proposito di bellezza, che lei era nel campo di concentramento e guardava il gessolino, mentre era nel campo di concentramento ha detto: io non posso non pensare che la vita è bella perché c'è il gessolino vicino. E lei diceva: non è Dio che deve aiutare noi, siamo noi che dobbiamo aiutare Dio. Allora, non riusciamo ad avere questo sguardo perché sono ancora più forti noi le cipolle d'Egitto. Domenica saranno. Che invece avere uno sguardo liberante, che è quello che ci ha voluto insomma anche trasmettere Gesù. E allora, ecco, come possiamo Gianni svegliare noi questa parte che c'è? Io ci credo che c'è, però anche questo adesso tu c'è un libro dove dice: è più facile per un uomo di volete un re. Samuele. Non siamo capaci di essere liberi, quella libertà che ci permette questa speranza. Ecco, e come possiamo fare? Soprattutto anche io penso sempre ai giovani, perché a volte a loro manca questo sguardo di speranza, no? Sì. Allora, intanto è verissimo quello che ti dici, probabilmente nella mia relazione ho fatto poco riferimento al fatto che il fatto che ci siano tante meraviglie non significa che non ci siano tante terribili cose, ci siano tante terribili storture e tanta terribile sofferenza, e che a volte di fronte a tutto questo si resta con le domande e senza risposte. Ma questo è così, cioè, è proprio così. Io sono convinto che cos'è che ci determina. Ecco, io questo sono convinto. E quindi io insisto, cioè, forse non sto riuscendo, ma penso di sì. Cioè, per me bisogna proprio aiutare le persone a vedere la bellezza. Non so, ma io sono stato tardissimo. Mentre ero a Roma, che avevo ripreso a studiare, ma avrò avuto 4-5 anni fa, avrò avuto già 60 anni, sono stato alla mia prima, fino a 60 anni non ci sono andato, mostra di pittura, c'era Monet a Roma, e io sono rimasto lì tutta la giornata, non mi riuscivo a uscire, dico, ma perché io queste cose nella vita non le ho mai fatte? Io credo, cioè, che davvero il fatto di lasciarsi toccare, stupire dalla bellezza, ci carica di voglia di vivere, ci impasta le mani. Restano tante debolezze, ma il problema io credo che sono le confusioni. Ora, voi che mi seguite con Zoom, questa cosa non l'avrete sentita dire 20 volte, ma io dovevo fare una conferenza a Napoli sulla debolezza, sulla fragilità, e avevo sentito una conferenza di, come si chiama, quello psichiatra, capelli tutti, sì, Vittorino Andreoli, che insisteva col dire, no, che la debolezza non era fragilità, che la debolezza non è fragilità, io dico, ma per me sono sinonimi, perché sono andato a cercare nel vocabolario, no? Debolezza viene da de habilis, vuol dire incapace, impotente, quindi debole. Ma fragile viene dal verbo latino frangere, e quindi viene dal participio fragmentum. Ora, voi pensate quanto è differente dire sono impotente e dire sono un frammento. Un frammento vuol dire, oh, se trovo gli altri frammenti e posso. Se rimango solo, non posso. Ma io sono un frammento, cioè sono un pezzettino, non sono una nullità.
quando si dice noi siamo tutti in relazione, capite quanto è importante? Aveva ragione Andreoli, cioè, è proprio bella questa cosa. Noi siamo un frammento, da soli non possiamo fare niente, neanche la vita, no? Bisogna essere in due, comunque prodotti di due per fare la vita. E non c'è niente da fare, funziona così. Da soli non si è felice. L'idea, secondo me, se mi posso permettere, di peccato originale, perché è un problema questo peccato originale, no? Perché, vabbè, alcuni ancora credono che sia una colpa che si trasmette di padre in figlio, ma altri pensano, no? Che uno dei significati che c'è della parola peccato, no? È di essere mancante. Cioè, e allora pensate, può dire che un bambino nasce con una colpa, ma io per me mi dà noia a dirlo. Oppure si può dire che un bambino, una bambina, quando nascono, non bastano a se stessi. Cioè, per essere felici sono un frammento, devono trovare altro. Ed è bello, no? Perché non c'è l'idea della colpa. C'è l'idea di dire, devo entrare in relazione per essere felice. Da solo non sono nessuno. E pensate, anche questo è un modo con cui oggi si parla del peccato originale nelle aule di teologia. Ma prima che entri nei preti, nei catechismi, ci vorrà ancora 2 o 3 generazioni. Ma oggi è uno dei modi con cui ne parlano. Capite? Cioè, guardate, pensate quanto è bello, no? Togliersi da questa idea assurda di questa colpa che meritò un così grande, a Pasqua lo risentiremo, no? Grande, e dire... No, tu quando nasci non basti a te stesso per essere felice, devi incontrarti con gli altri, devi incontrarti col mondo della creazione, devi incontrarti con Dio. Pensate che bellezza, che è una spinta, capite, dire che si nasce non bastanti, che si nasce frammento. Ma se ti dici che nasci colpevole, allora che nasco colpevole. Posso dire una cosa? Dobbiamo, me l'ha detto 1, 2, 3 giorni fa, non so adesso, un uomo che pensa parecchio e che era un po' senza speranza. Dobbiamo, mi dicevo, liberarci dei mass media di oggi. Questi sono delle pillole che ci tolgono la speranza. Mi diceva proprio di questo incontro, che ci tolgono la speranza. Sono venuto a casa, di notte mi sono sognato a questo. Ma è un po' vero, eh? Dobbiamo essere capaci di vedere altri mondi, non quelli che ci vengono suggeriti dai mass media, del mondo che ci... Propina oggi, ecco, in Masveglia. Scusate questa cosa, non so se sei d'accordo. Gianni, scusami. Oggi anche il primo si dice più, non sono stati ricordati, è un concetto di sostanza. L'uomo è in azione, non è relazione, ma tutto è relazione. L'entità primaria è relazione, non è sostanza. Perciò bisogna cambiare la repressione. Sì. Pensiamo, l'acqua che ci dà, l'orto, ma nella vita tutto è così. Vita è relazione. Noi siamo vita, perciò siamo relazione. C'è la signora che vuole parlare anche. Sì. Prego. La tutta riflessione che mi è venuta alla mente quando lei ha parlato della curiosità. Perché cioè, da dove possiamo trarre questa speranza se siamo abituati invece a tutt'altro? E ha messo, ha tirato a gioco la curiosità. Per me si inclina moltissimo la curiosità verso il prossimo, per stare appunto nella relazione. Perché con la curiosità verso il prossimo è lì che posso cogliere qualche cosa che è bello del prossimo, al di là dell'apparenza di questo che è prossimo, in quel momento che in cui ci sto di fronte. Certo. No? Per cui bellissimo, davvero non è semplice, perché è un orientale verso la curiosità, poi magari arriva prima di mettersi in difensiva, no? Però orientarsi alla curiosità
apre un mondo di bellezza che si può vedere nel prossimo proprio, che si corregge, che c'è uno scambio proprio di ascolto, di condivisione, questo costruisce anche l'amore, l'amore, nel senso proprio... Sì, io credo molto a quello che dici, proprio... Poi mi rendo conto che le chiavi possono essere diverse. Io oggi, soprattutto con i giovani, con i ragazzi, li trovo molto sensibili al discorso delle meraviglie, vorrei dire, della creazione e della scienza. Poi chiaramente il clou, cioè non è che chiaramente il clou, ma la completezza arriva quando si guarda anche le meraviglie del prossimo. Ma a volte è difficile questa partenza è un po' difficile. Ecco, io trovo che già appassionarsi, rendersi conto delle meraviglie della vita è una cosa straordinaria. Ecco. Ma proprio come siamo costituiti, col cervello come funziona il linguaggio. Cioè cose oggi, c'è questo di Milano, come si chiama? Matteo Motterlini, un filosofo della scienza, mi pare, che spiega come che in realtà gli spazi della nostra libertà mentale sono proprio ridotti, cioè che ci fanno pensare e dire quello che vogliono. Non ci fa impressione sentire che comprano i nostri dati su internet, no? e ci spingono a comprare una cosa, a votare uno, a votare un altro. Io credo che queste cose manipolate in male siano terribili, ma sono delle chiavi sulla vita meravigliose. Io trovo, ad esempio, il linguaggio, è una cosa che ho avvicinato tramite la Bibbia, il linguaggio sia la narrativa. Sono impressionato, ora lo riguardo lui che fa raccontare le storie a bambini, perché secondo me sono le cose che aprono. Guardate, io sono cresciuto in seminario, quindi le fiabe fino a 10 anni, poi sono andato in seminario e non me le hanno raccontate più. Ma credo che pago questa cosa nella vita, che la pago, capite? Perché ci sarà un motivo per cui tutti i fondamentali della vita ci arrivano attraverso le fiabe e che le persone che non sentono le fiabe da piccoli pagano da grandi questa aridità. Io questa cosa, come la poesia, come tante altre cose, no? Abbiamo un mondo tra le mani, ma secondo me oggi questo ce lo dice molto più che le religioni, ce lo dice un po' la scienza, il cammino dell'uomo, le scoperte, le meraviglie. E sono veramente un'infinità. Io quando sento questi della fisica quantistica continuo a non capirci niente, però mi piace sentirli, mi piace sentirli. Mi dà un tono e dico, ho ascoltato Rovelli, non ci ho capito mai nulla. Ma ho sentito una dimostrazione, quello che si chiama Richard Feynman, non so se avete sentito questo fisico, anche lui premio Nobel americano, che diceva, guarda, che l'unica cosa di cui siamo convinti sono gli errori. Ma ogni volta che si scopre una nuova legge in positivo, devi sempre dire forse. Perché magari dopo qualche secolo viene fuori che era sbagliata. Ed è una cosa impressionante, a me questo mi piace molto, ecco. È meraviglioso il mondo. Altre domande oppure chiudiamo, solo 10 quasi? La biologia della gentilezza. È fatto da lui e da una biologa americana, ora non mi ricordo. Mi pare con un nome italiano, però lei. Ma Gianni, quando parli della curiosità come leva della speranza, cioè come momento in cui la speranza può sorgere, la curiosità è anche un abbandono delle proprie convinzioni, è un Mosè. Che si chiede perché sono detto che io ho visto mille volte bruciare e bruci, quindi è anche un dire
forse questa è la legge, la nuova legge della fisica quantistica, perché magari non sarà così. Quindi, come dire, fare un vuoto dentro di sé, e forse anche quella è la ragione per cui lo siamo al 92%, che ti dà la possibilità di avere uno sguardo diverso, soprattutto nei confronti dell'altro, e ti porta ad una storia nuova. Uno dei punti che mi ero messo ora, ma non l'ho, era attenzione alle verità ritenute divine, alle verità consolidate, alle sicurezze. Perché sto pensando, ora mentre parlavi, no, di questa della curiosità, il periodo più difficile della vita è quando siamo bambini. Chi ci fa superare quei momenti in cui, quando una cosa va male, sembra che tutta la vita vada male, no? La domanda perché, di chi è caratteristica? È proprio dei bambini. Cioè, quasi come dire, no? Che è la spinta che ci serve per crescere. Cioè, chissà che quando Gesù dice, se non ritornerete come bambini, forse uno dei significati che possiamo dare a questa espressione è con la voglia di conoscere, con la voglia di imparare, col fatto di stupirsi, che bello, che meraviglia. E diceva poi, soprattutto credo in questo libro, che i bambini hanno proprio questa capacità, no? Della meraviglia, del rispetto, cioè sono molto più, hanno molto più contatto col mondo. Poi man mano questo contatto si esaurisce, i muri diventano sempre più spessi. È vero, pensate, i bambini sono quelli che più di tutti dicono perché, no? Che fin troppo qualche volta, no? Fin troppo, eh. Sì, questa cosa dei bambini mi guardavo. Bene, io direi concludiamo ora. Diciamo un grazie e un altro applauso. No. Quello mi sembra che è meritato.